Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola». Pace bene, amici, e ben ritrovati a questo appuntamento. Siamo all'ultima domenica di Avvento, dedicata alla festività, alla solennità della Divina Maternità di Maria, Maria Madre di Dio. E siamo prossimi ormai a questo Natale imminente. La liturgia della parola ci presenta alcune letture appropriate, come sempre. E il Vangelo di oggi è il Vangelo dell'Annunciazione, che abbiamo sentito, proclamato, commentato, meditato molte volte. Cerchiamo di fissare il nostro sguardo su quanto ci dice questo brano del Vangelo, situandolo dentro il tempo liturgico dell'Avvento. Ne fuori ogni contesto, non si dice niente, compaiono soltanto due personaggi, Maria e l'angelo. Si sa che Maria si trovava a Nazaret, però non si sa niente di altro. Non sappiamo altri particolari, ma ci basta questo messaggio evangelico e la risposta adeguata che Maria dà, pronuncia all'angelo. Innanzitutto il saluto: rallegrati, cioè gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. La prima parola è un invito alla gioia. Quando uno ti viene vicino e ti dice: «Stai contento», subito l'interesse scatta. Perché? Perché devo stare contento? Automaticamente uno si risponde: «Perché adesso costui mi sta dicendo qualcosa di bello. Gioisci, rallegrati Maria, piena di grazia. Tu sei la piena di grazia. Tu sei così avvolta nella grazia che risulti essere piena di fuori e di dentro». Cioè tu sei oggetto dell'amore gratuito di Dio. Gratuito. È una grazia quello che ti sto dicendo adesso. È una grazia per te, perché il Signore è con te. Ecco, questa ultima espressione la ritroviamo spesso nell'Antico Testamento. È l'espressione che con la quale Yahweh raccomandava, rassicurava i suoi eletti, i prescelti, Mosè, i profeti, i quali si ritenevano essere poca cosa,
Ma Yahweh li rassicurava, non ti preoccupare perché io sono con te, quindi non hai niente da cui temere. Ecco, questo stesso messaggio, rassicurazione, viene proposta a Maria adesso, in questo momento storico ben preciso, che vuol dire circa 2000 anni fa, per cui noi siamo richiamati a contemplare questo quadro. Un angelo, un saluto, pieno, pregno di grazia, pregno di amore, pregno di fedeltà per sempre. È come se l'angelo dicesse: rallegrati, stai contenta Maria, perché Dio ti ama gratuitamente per sempre. E che cosa succede poi? Che Maria è titubante, piena di timore, perché riesce a capire, a intuire meglio la portata di questo annuncio angelico, e dice, presenta le sue perplessità, ma com'è possibile, io non conosco uomo. E l'angelo la deve rassicurare, non temere Maria, quello che sta succedendo o succederà dentro di te avviene per opera dello Spirito Santo. La conclusione ci serve, è utile soffermarsi su questa risposta che Maria dà all'angelo. Io sono la serva del Signore, si faccia di me come tu hai detto. Io sono la serva. Alla grazia che viene dall'alto deve corrispondere un'accoglienza. Amore, grazia, servizio. Ecco che cosa e qual è il significato che possiamo e dobbiamo cogliere da questo brano del Vangelo in prossimità del Natale. Che il Natale viene, che noi siamo preparati o non siamo preparati, il Natale viene. Che Dio bussa alla nostra porta. Noi non lo meritiamo. Non ci siamo preparati in modo adeguato. Siamo dispersi e confusi da mille problemi oggi più che mai. E qual è il saluto dell'angelo a Maria e a noi adesso in questo Natale? Rallegrati, stiamo contenti. È il tema della seconda lettura. Rallegratevi nel Signore sempre. E qual è il motivo per cui dobbiamo rallegrarci? Lo spiega San Paolo in chiusura della seconda lettura di oggi. Perché il Signore è vicino. Ecco, con questa rassicurazione evangelica, con questa grazia che sta scendendo dall'alto ancora in questa Natale, noi dobbiamo stare contenti perché l'amore di Dio è fedele e Lui ci ama gratuitamente, sempre. Pace bene, amici, e ben ritrovati. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto.